In seguito agli articoli pubblicati sulla stampa locale nei relativi siti web con riferimento alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, che tanta eco ha generato nella comunità locale e che ha coinvolto fra tanti miei assistiti, fra i quali Cangelosi Vincenza, si rendono opportuno delle dichiarazioni e delle precisazioni. Innanzitutto, nessun arresto è avvenuto a carico dei miei assistiti, né un'ordinanza di custodia cautelare né qualsivoglia provvedimento restrittivo della libertà personale. In secondo luogo, l'indagine, per quello che ufficialmente risulta a noi, non riguarda i servizi cimiteriali e pertanto inesatte sono state le informazioni date su alcuni articoli della stampa locale e questo lo si intendeva precisare. Per quanto risulta ufficialmente a noi, l'indagine attualmente non risulta collegata con quella di cui che altra eco ha riscosso nella comunità locale e sarebbe l'indagine quella sul presunto voto di scambio avvenuto alle recenti elezioni amministrative dell'anno scorso. Pertanto i miei assistiti hanno offerto la loro piena collaborazione alle forze dell'ordine, al personale della magistratura e della Procura della Repubblica di Termini. E si confida che quanto prima si arrivi ad una definizione della loro posizione processuale, a un chiarimento della loro posizione, possibilmente nel rispetto di quel principio di riservatezza che il segreto istruttorio impone in questa fase e che coinvolge tutti, difensori, magistratura e soprattutto anche gli organi di stampa. Grazie.